Il debutto di Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition sul mercato videoludico, non è stato dei più entusiasmanti per Rockstar, software house che ci ha sempre abituato a standard qualitativi estremamente elevati. E proprio ad una delle sue saghe più apprezzate è legato un avvistamento notato dalla community. Stiamo ovviamente parlando della serie Red Dead Redemption. Prima di proseguire, come di consueto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di Evrieye.it. Al centro dell'attenzione troviamo niente meno che un riferimento ad un presunto Red Dead Redemption 3, avvistato sul profilo LinkedIn di un dipendente della software house. Nello specifico, il lead artificial intelligence programmer Simon Parr, parte dello staff di Rockstar Games da oltre 7 anni, dichiara di poter vantare 2 anni di esperienza nella guida del team responsabile dell'EA dei veicoli nel corso dello sviluppo di RDR3 e altri progetti. Ovviamente, l'acronimo in questione fa subito volare la mente a Red Dead Redemption e non potrebbe essere altrimenti. Simon Parr prosegue affermando di aver contribuito allo sviluppo dei seguenti giochi: GTA V Next Gen, GTA V Heist e Red Dead Redemption 2. Tra le cariche rivestite dal programmatore troviamo i ruoli di Artificial Intelligence Programmer tra 2014 e 2016, Senior Artificial Intelligence Programmer tra 2016 e 2018 e infine Lead Artificial Intelligence Programmer, carica assunta nel 2019 e attualmente ancora attiva. Il 2018, lo ricordiamo, coincide con l'anno di pubblicazione di Red Dead Redemption 2. Che subito dopo siano partiti i lavori su di un Red Dead Redemption 3? Un'eventualità che non può essere esclusa a priori, ma che al momento non trova alcuna conferma ufficiale. Adottando ogni cautela, si potrebbe persino ipotizzare un semplice errore di battitura nell'espressione RDR3, anche se i riferimenti temporali indicati da Simon Parr sembrano coincidere con l'avvio nel 2019 di un nuovo progetto in casa Rockstar Games. Non resta che attendere per saperne di più. A questo punto sorge spontanea la domanda: cosa potrebbe raccontare un eventuale terzo capitolo? L'opera potrebbe focalizzarsi interamente sul passato della banda di Dutch, prima degli avvenimenti del secondo episodio, oppure raccontare una storia totalmente inedita? Non è da escludere anche che la vicenda segua le peripezie di Jack Marston, figlio dell'amato John, concentrandosi ormai sul tramonto definitivo dell'epica della frontiera. A questo punto vi lasciamo la parola. Vorreste vedere prima o poi un terzo capitolo di Red Dead Redemption? Credete che questi indizi siano un frutto di un errore? Fatecelo sapere, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.